quando viene magari il personaggio famoso, i clienti fanno: no, ma l'hai fatto una fotografia? E io gli dico: no, non me l'hanno chiesto. Sono Omar Barzacchi, sono il titolare dell'Osteria Magona e la mia storia parte da una tradizione familiare importante. I nonni facevano l'olio, facevano più che altro agricoltura, poi la mia mamma ha fatto sempre la cuoca, però non ha mai aperto il ristorante e io invece, insomma, ce l'ho fatta a realizzare il mio sogno. Ha detto che inizi come pasticcere. Sembrava quasi fosse un destino fare il pasticcere, poi invece pian piano ho diciamo lasciato e ho dato spazio alla cucina, che è poi la mia vera passione. Ho iniziato a fare proprio produzione dalla A alla Z, ecco, sì. Siamo Perché infatti siamo nella nella stanza. stanza del peccato, la chiamo io. Raccontaci il peccato di questa Niente, ho stanza. iniziato 4 anni fa, facendo poi anche qualche stage dove veramente i prosciutti li sanno fare, che è all'Anghirano dal mio amico Egidio Bedogni, uno dei più grandi prosciutti di Parma che conosca. Ho imparato e pian piano sta uscendo dei buoni prodotti. L'unica cosa lo facciamo oggi, lo possiamo capire fra circa 2 o 3 anni. Racconti che posto è questa osteria e che tipo di esperienza offrite a... Innanzitutto un ristorante per tutti, cioè quindi il ragazzo di 20 anni ci viene, sta bene, e la persona con più aspettative, magari anche appassionata di vino, si diverte. E la base fondamentale dell'Osteria Magona è la materia prima, con ricette toscane, un po' qualcuna rivisitata, qualcuna completamente tradizionale, con una carta dei vini del luogo molto molto ampia, verticali di circa anche 20 annate. Che piatti ti rappresentano di qui dell'osteria o diciamo della tua esperienza come culinaria? Il piatto che ci rappresenta di più è la bistecca e la pasta fatta in casa. Dario Cecchini è il nostro macellaio e fornitore, amico, da 16 anni. Brace vera, come veniva cotta, diciamo, la bistecca a casa mia, nel caminetto. C'è un segreto per capire come è cucinata perfettamente una fiorentina? Cotta su brace di o carbone o legna, 5 minuti da una parte, 5 minuti dall'altra, poi messa in piedi sull'osso, fatta riposare leggermente in parte che non bruci l'osso, e poi l'importante è che quando uno la taglia nel piatto non debba fare una goccia di sangue. Una cosa voglio dire, che questo lavoro si fa solo con passione, non si può improvvisare di essere ristoratori, cioè o si nasce o non si può diventare, secondo me.